centro di Ghia troviamo una piazza, Piazza Garibaldi, e da Piazza Garibaldi un piccolo arco ci indica l'inizio del percorso di visita. Abitata fin dal periodo pre-etrusco, Ghia sorge su una collina tufacea nel cuore della Tuscia, intorno alla quale sono stati rinvenuti diversi siti archeologici, tra cui l'affascinante sito di Santa Cecilia. Questi siti, ricchi di tombe a grotta, pozzi e case ipogee, ci danno testimonianza della lunga dominazione etrusca fino al loro contrasto con la potenza di Roma. Passata così ai Romani nel III secolo a.C. e successivamente decaduta in concomitanza delle invasioni germaniche, ebbe una netta ripresa nel periodo medievale, dove assunse carattere prettamente difensivo. Il vecchio borgo, che nelle carte più antiche è denominato Cheggia o Icea, si presentava con un nucleo centrale percorso da strette e difeso da grandi bastioni che scendevano fino ai piedi della collina. Come accaduto a molti altri feudi, anche quello di Ghia passò nel periodo medievale di mano in mano, diventando possedimento prima della Camera Apostolica e successivamente di nobili famiglie come gli Orsini e Colonna, e in età moderna come i Lante della Rovere e i Borghese. Il paese attualmente si presenta diviso in due zone, sia per tipologia che per aspetto. In un tempo relativamente breve, alle case che formavano l'antico abitato se ne sono man mano aggiunte altre senza soluzione di continuità tra il nuovo e il vecchio nucleo. La visita dell'antico borgo di Ghia inizia nella parte rinascimentale del paese e più precisamente da Piazza Garibaldi. Lasciata sulla sinistra la chiesa Madonna delle Grazie, iniziata nel 1617 e completata nel 1623, si percorre la via Ripetta per immergersi negli angusti vicoli che caratterizzano il borgo. Così, proseguendo, si entra nella parte più antica di Ghia, dove si apre Piazza Giordano Bruno. Nei dintorni della piazza, oltre agli archi, alle scalette e alle strette viuzze, possiamo osservare le interessanti rovine dell'antica parrocchiale posta in un angolo della piazza dedicata al grande filosofo. La visita si conclude poco oltre la chiesa, dove la parte più antica del borgo termina con case ridotte per lo più a nude rovine.